Enrico. Ehi. Cosa mi è successo? Se mi riconosci niente di irreparabile. I still find Wiley's house. Il nostro amato Prof. Pandolfi va in pensione. Diventerai primario prima di me, maledetto usurpatore. Il colpo ti ha provocato un'amnesia, siamo nel 2020. Lasciati aiutare, fallo per Agnese, per Carolina. Vuoi che perdono anche te? Io non voglio recuperare i miei ricordi. Che stai dicendo? Ho perso un figlio. No, ho perso mio nonno. Sei diventato un primario, hai salvato migliaia di vite. Hai visto crescere Carolina, sei vivo. So di non essere un paziente facile. Tranquillo, sei solo infantile e cerebroleso, come tutti i miei pazienti. Sei tu che mi hai detto che avevo una seconda occasione, che... Io ci ho provato a ripartire, dal medico che sono sempre stato, no? Sì, ma io intendevo che potevi anche non essere più un medico. Ma hai capito, io voglio essere un medico. È l'unica cosa che voglio. Fatti aiutare. Così ti sei arreso? Hai detto tu che posso anche non essere più un medico, no? Te la fai sotto, eh? Come negli ultimi anni. Arrivavi in ospedale, ti mettevi il tuo camice, disponevi esami. Magari non sbagliavi una diagnosi, ma non eri più un medico. Avevo perso il mio figlio. Tutti perdiamo qualcuno. Che cazzo vuoi? Entrare a casa tua e non trovarti appeso a una corda. Hai pensato di lavorare in un circo? Vedi qui dove siamo. Con l'amnesia ti sei ritrovato nella vita di un altro, un'altra casa, altri amici. E quella vita è diventata, diciamo, il tuo pozzolo. Ma adesso devi uscire. Lascia che gli altri si facciano la loro vita. Anche tu fatti una vita. Un'altra donna, magari. Tu esci con Birillo e dici a me di rifarmi una vita. Sono un medico, mica un esempio. Tu davvero sei disposto a rischiare tutto per avere il tuo posto da primario? Perché potresti anche non farcela, questo lo devi considerare. Se non lo faccio, il mio reparto andrà in pezzi. Se non farei più il medico, andrai in pezzi tu. Quel tuo nuovo amante del nostro reparto non vuole rimettermi di fronte. Tu sei un cretino naturale o ti ci impegni? Entrambe le cose. Devi rispondere come loro si aspettano per il fondo primario. Andrea? Voglio tornare a essere lo stronzo di prima, quello che trattava male tutti. Io non voglio essere quel primario. Andrea, tu non sei diventato uno stronzo perché sei stato nominato primario, ma perché hai perso un figlio. È stato quel dolore a cambiarti. Tutto è giunto in mano. Alla fine ce l'hai fatta rispondere come dovevi.